più noi che tocchiamo che coloro che sono toccati. Così ci accorgiamo che siamo tutti poveri e bisognosi della grazia di Dio gli uni degli altri. Ebbene, sono tanti i tesori del cuore divino che ci sono dati, con una gratuità e una misericordia quasi imbarazzanti, che non possiamo fare altro che permanere in questa processione, avendo al nostro fianco Maria, la tutta piccola, e insieme a lei cantare il nostro Magnificat. Santo Padre, oggi siamo qui, giovani, adulti, anziani, bambini, tutti insieme, per rinnovare ancora una volta la nostra offerta di vita davanti al successore di Pietro in favore della Chiesa e di tutta l'umanità. Grazie per averci accolti. Conti su di noi, conti su di noi, sulla nostra preghiera, sulla nostra amicizia e sulla nostra offerta di vita. Shalom, Santo Padre. Dovevo aspettare che Moisè si sedesse nel suo trono. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Ringrazio Moisè e Maria per la loro introduzione. Ringrazio voi che avete dato le vostre testimonianze. Cercherò di rispondere alle domande che mi avete fatto. Sono arrivate. Saluto il Cardinal Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e al Cardinal Scherer, così umile, è venuto a accompagnarci. Grazie. Vorrei prima di tutto sottolineare una cosa che abbiamo ascoltato da Moisés. Lui ha detto che la comunità Shalom è nata 40 anni fa durante una celebrazione eucaristica al momento dell'offertorio. Questo è importante. Non è nata a tavolino, con un bel piano pensato da lui o da qualcun altro. È nata nella preghiera, nella liturgia. Viene alla mente, con le debite proporzioni, l'episodio degli Atti degli Apostoli, quando Paolo e Barnaba vengono inviati in missione. Avviene durante una preghiera comunitaria in cui lo Spirito Santo chiede di riservare loro due per la missione ai pagani. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, non dimentichiamo questo. È lo Spirito Santo che fa vivere la Chiesa, che la manda avanti. E questo lo fa soprattutto nella preghiera, in modo speciale nella liturgia. La liturgia non è una vera cerimonia, un rituale in cui sono al centro i nostri gesti, o peggio, le nostre vesti, no. La liturgia è l'azione di Dio con noi, e bisogna essere attenti a Lui che parla, a Lui che agisce, a Lui che chiama, a Lui che invia. E questo non fuori dal tempo e dalla storia, no, dentro la realtà storica, dentro le situazioni. Grazie Moisè, perché la vostra esperienza ci ricorda questo.
Ed ora riprendo le domande. Tu, Fabiola, dove sei da Fabiola? Tu, Fabiola, mi hai chiesto come preservare nell'amicizia con Dio in un mondo frenetico e come contagiare questa esperienza nell'ambiente di vita. Direi, ricordiamo il verbo che ripete tante volte l'Evangelista Giovanni, rimanere in me, dice Gesù, rimanere. Rimanete in me, dice Gesù, rimanete nel mio cuore, rimanete. Se rimaniamo uniti a Cristo come tracce alla vita, noi perseveriamo e anche contagiamo. Anzitutto, se rimaniamo in Lui con la preghiera, l'ascolto della parola, l'adorazione, il rosario, allora la linfa dello Spirito passa da Lui in noi e possiamo perseverare. Ma anche possiamo contagiare, non dubitiamo. Lo ha promesso Lui. Chi rimane in Lui porta molto frutto, dice il Signore. Il frutto è l'amore. Ed è l'amore di Cristo che tocca il cuore delle persone dovunque siamo, in ogni ambiente. A noi spetta l'impegno di rimanere in Lui. Il resto lo fa lo Spirito Santo. E Lui è il protagonista, non noi. È Lui, non dimenticare questo. Sempre il protagonista della crescita della Chiesa è lo Spirito Santo, anche della crescita della mia anima. Bertrand, dove stai? Lì. Tu hai testimoniato che ti ha colpito lo stile giovanile del primo incontro con la comunità Shalom e hai chiesto come è possibile mantenere vivo questo spirito. Anche qual è l'importanza del protagonismo dei giovani nella Chiesa. Senti, per conservare uno spirito giovane bisogna restare aperti allo Spirito Santo. È Lui che rinnova i cuori, rinnova la vita, rinnova la Chiesa, rinnova il mondo. Non parliamo di giovinezza fisica, ma di giovinezza di spirito, quella che traspare negli occhi di certi vecchi più che in quelli di certi giovani. Non è questione di anagrafe. E poi un'altra cosa, come disse San Giovanni Paolo II nella GMG del 2000, chi sta con i giovani rimane giovane. Se un anziano si isola, evita i giovani, invecchia prima. Invece è bello e arricchente stare un po' con i ragazzi, con gli adolescenti, con i giovani, non per copiarli, questo è ridicolo, non per copiarle, non per fare le prediche, ma per ascoltarle, parlare con loro, raccontare qualche esperienza. E riguardo al protagonismo direi due cose. La prima è il protagonismo della santità. Penso a Carlo Acutis come esempio recente, ma prima a Pier Giorgio Frassati, prima ancora a Gabriele della Dolorata, a Teresa di Gesù Bambino, a Francesco e Chiara d'Assisi, che erano giovani, e così via, fino alla prima perfetta discepola Maria di Nazareth, giovane, che era una ragazza quando disse eccomi. Tutti questi hanno edificato la Chiesa e ancora la edificano con la loro testimonianza, corrispondendo alla grazia di Dio. Secondo aspetto, come pastori verso i giovani, dobbiamo imparare a non essere paternalisti. A volte coinvolgiamo i giovani nelle iniziative pastorali, ma non fino in fondo. Rischiamo di usarli un po' per fare bella figura, ma mi domando, li ascoltiamo davvero? Grazie, Bertrand. E tu, Dilma, dove stai? Eccola. Hai testimoniato la gioia dell'amicizia con i fratelli e le sorelle più poveri. E domandi come possiamo coltivare questa amicizia e farla gustare anche ad altri. Ti porto solo un esempio. Una giovane suora, a quel tempo sconosciuta, ha risposto alla chiamata di Dio che le diceva di stare vicino agli ultimi di Calcutta. Si chiamava Suor Teresa. Dove trovava la forza di andare ogni giorno per le strade e raccogliere i moribondi?
la trovava nel suo Signore Gesù, che ogni mattina riceveva e adorava, e lui le diceva: «O sete». E lei poi usciva e lo riconosceva nei volti di quelle persone abbandonate. E sappiamo che cosa è successo. Prima alcune, poi decine, poi centinaia di giovani donne hanno seguito il suo esempio. E altri si affiancano come volontari. Qui vicino, a 100 metri da dove stiamo adesso, c'è una casa chiamata Dono di Maria, dove le missionarie della carità accolgono alcune persone. Ti lascio questo come risposta e come provocazione. E infine, Maddalena e Jacqueline. Eccoli. Ci avete portato il fascino della prima ora. La vostra domanda riguarda il cammino presente e futuro della comunità Shalom. E quindi richiede una risposta un po' lunga, che è rivolta a tutti. La vostra comunità è caratterizzata fra l'inizio dal coraggio creativo, dall'accoglienza e di un grande slancio missionario. Coraggiosi. Quel tempo Moisè era giovane, adesso poveretto è vecchietto, vecchietto. Questi tratti distintivi si ritrovano ancora oggi nelle iniziative che portate avanti in vari paesi, cioè coraggio creativo, accoglienza, slancio missionario. Si trovano. E questo lavoro che portate in vari paesi hanno dato vita negli anni a una realtà ecclesiale che ora comprende non solo giovani, ma anche famiglie, celibi impegnate nella missione, sacerdoti, tante cose. Benedico con voi il Signore per questo e vi dico con la grazia di Dio tenete vivi questi doni. Il coraggio creativo, l'accoglienza e lo slancio missionario. Per favore, non andare al museo, no, 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 non siete gente del museo. Siete che cammina con coraggio creativo, con l'accoglienza e lo slancio missionario. Grazie. Il vostro nome è Shalom. Questa parola non è uno slogan, viene dal Vangelo, viene dalle labbra del cuore di Gesù risorto, che apparendo ai discepoli nel Cenacolo dice: pace a voi. Questo è Shalom, pace a voi. Quella pace del cuore che avete ricevuto dal vostro incontro personale con Gesù risorto e dall'esperienza del suo amore infinito. Questa pace vi ha riconciliato con Dio, con voi stessi, con gli altri. E ora cercate di trasmetterla anche a tutte le persone che incontrate. La parola Shalom è incisa anche nel Tau, il crocifisso che voi portate al collo come segno di elezione della chiamata ad essere ovunque discepoli di Gesù. E nel vostro nome c'è anche la parola cattolica. La vostra è una comunità cattolica. È il nome della nostra madre Chiesa, cattolica. Perché? E voi siete nati nel suo seno, avete valorizzato i doni e la vivacità di cui è ricca la Chiesa in Brasile. Avete messo a frutto col corrente la grazia proveniente dal rinnovamento carismatico che ha alimentato anche il vostro carisma. Avete messo al centro celebrazione eucaristica, l'adorazione, la confessione. Avete valorizzato la predicazione, la musica, la preghiera contemplativa individuale e quella comunitaria. Questa è davvero la ricchezza cattolica e la ricchezza inesauribile che si trova nella Chiesa alla quale dobbiamo sempre attingere. E quando voi dite cattolico, dite questo. La vostra comunità è cattolica anche perché ha camminato sempre a fianco dei pastori della Chiesa. Fu la loro arcivescovo di Fortaleza, Don Aloisio Rosaida, a suggerire a Moisè di offrire qualcosa a San Giovanni Paolo II in rappresentanza di tutti i giovani. E lo Spirito Santo ispirò a Moisè di offrire la sua stessa vita.
Fu lo stesso Monsignor Lo Scheider, francescano, a orientare l'identità spirituale della giovane comunità, consigliando gli scritti di Santa Teresa di Avila. San Francesco e Santa Teresa sono gli ispiratori del vostro cammino spirituale. Tanti altri pastori vi hanno aiutato e sostenuto. Conservate sempre questo spirito di filiale obbedienza, di affetto e di vicinanza ai vostri pastori. Questo è molto importante. Non allontanatevi dai pastori. Dove c'è il pastore è Gesù. Anzi, noi con i pastori c'è Gesù. Carissimi, in questi 40 anni della vostra storia si è delineata la fisionomia della comunità. Ci sono i tratti essenziali costitutivi, ma è un processo non ancora concluso. Il vostro fondatore è ancora la vostra guida e siete perciò ancora in una fase fondazionale. Vi esorto a rimanere docili all'azione dello Spirito, aperti all'ascolto reciproco e agli orientamenti della Chiesa per discernere al meglio come proseguire nel vostro cammino. Come ricordavo prima, la vostra comunità nasce da un alto e offerta di sé. Questa è una grazia perché ha suscitato e suscita tuttora in tanti giovani il desiderio di una uguale devozione, ma è anche un invito alla responsabilità e alla prudenza. La proposta dell'offerta di sé, infatti, senza rinunciare a mostrare la bellezza della vocazione al discepolo, deve sapere rispettare la libertà delle persone, sapere attendere i diversi tempi di crescita di ognuno e accompagnare con delicatezza e discernimento nella scelta dello stato di vita da abbracciare e nella scelta della vita comunitaria. La docilità allo Spirito Santo, l'esperienza e ascolto della Chiesa Madre vi insegneranno a evitare sempre qualsiasi forma di ingerenza nella coscienza personale. Vi insegneranno a far sì che le varie forme di vita comune al vostro interno tutelino sempre la giusta autonomia e le esigenze delle diverse vocazioni, dei sacerdoti, degli sposati e di chi ha fatto una scelta di celibato per la missione. Care sorelle e cari fratelli, ringraziamo Dio per ciò che siete e per ciò che fate. Il vostro carisma è un dono dello Spirito Santo alla Chiesa di oggi. Benediciamo il Signore per i tanti giovani che frequentano i vostri gruppi, per le famiglie che si sono formati, per le tante vocazioni e conversioni, per il sostegno che date a tante parrocchie, per tutto l'apostolato che fate negli ambienti più diversi. E siete venuti a Roma per rinnovare l'offerta della vostra vita e per rinnovare davanti al successore di Pietro quell'atto fondativo che fu compiuto 40 anni fa dal vostro fondatore. San Francesco di Assisi, Santa Teresa di Gesù vi accompagnino nel vostro cammino. La Vergine Maria, modello di ogni donazione al Signore, custodisca in voi lo spirito di fiducia e di abbandono al Padre e vi aiuti a perseverare nella vostra scelta. Che il Signore accolga il dono della vostra vita, che il Signore vi sostenga con la sua grazia. Soli non portate niente. Di cuore vi benedico e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie. Santo Padre, come un popolo fatto di amici di Dio, amici dei giovani e amici dei poveri, venuti da diverse nazioni, desideriamo rinnovare la nostra offerta di vita a beneficio dell'evangelizzazione dei popoli. Lo faremo tramite un breve canto e una preghiera. Thank you.
Possiamo pregare insieme. Preghiamo insieme. Padre di amore e di bontà, infiammati dal tuo amore, siamo qui davanti a te per fare delle nostre vite un perenne offertorio e perderci così, per amore a Cristo, in favore dell'umanità ferita, affinché la Tua grazia produca in noi e nel mondo il frutto della Tua pace. Eccoci qui, ai piedi di Pietro, per innovare l'offerta totale della nostra vita per la Chiesa, per i giovani, e per tutta l'umanità, nell'altare della vita e della missione. Invia su di noi il tuo spirito affinché questa offerta diventi per il mondo il corpo e il sangue di Cristo, e attraverso di essa l'umanità possa sentire il profumo dell'offerta del tuo Figlio Gesù. Eccoci, vogliamo partire di nuovo in missione per evangelizzare tutti coloro che sono distanti da Cristo e dalla sua Chiesa. Un popolo in movimento che si offre fino ai confini della terra. Amen. Domino vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Um só canto pra Deus.